un monarca assoluto della musica, un monarca assoluto del rap nazionale e internazionale. Bello figo, canta tutte le cose che fanno arrabbiare gli italiani quando parlano di immigrati. Mani in su per chi ce l'ha grosso, Gucci sono bello ce l'ho grosso, toro giuro se non ci credi, manda la tua ragazza a venire a controllare. Ma cosa dice? Calma, lo fa. Uno che fa così è da prendere a calci, perché è una provocazione ai cittadini italiani, hai capito? Bionda, io ti compro Honda, sono ricco come Obama. Ma lei ha sentito la storia di Giacomo, non ho di parole, Francesco? Guarda, non ho parole. Sì, ma molti altri che stanno bene comunque si lamentano lo stesso. Calma, Mussolini. Il discorso è sempre quello. Io sembro Mussolini. Perché io sono troppo lini. È una provocazione a chi non la pensa come me, comunque a chi ma magari può stare. Ma tutti non la pensano come me. Cosa? Guardi, beh, se cioè, ne vada non pensa che sia un po' Ghana, ecco uno sberleffo. Minghie, stasera scopo e sono felice e swag. Noi facciamo le battaglie per i diritti delle donne contro il femminicidio e poi arriva questo che ci prende per il culo cantando. Non è questione di prendere per il culo perché è questo qualcuno che sta facendo. Lei sta prendendo per il culo. Non è questione di prendere per il culo nessuno. Gli italiani e poi pretende anche di essere ascoltato. Io ho sentito io i testi delle sue canzoni. Incitano allo stupro. Quella figa in leggings, io me la scopo, la porto a Milano, poi la scopo in divano, la scopo per terra perché io sono ricco. Tu fai i soldi sulla pelle degli italiani. Senza questi qui non puoi fare, diciamo, non puoi fare niente. È quello che ti dà l'accesso per ogni cosa. Quindi diciamo che la cosa più importante, una delle cose più importanti. Poi prima la figa, ma per avere la figa la maggior parte serve quello, quindi è importante. Ma vai a lavorare, togliti quel ciuffo biondo. Non mi sporco le mani perché sono già nero. Però io ne ho sentite anche altre, sì, dove sì. Dice vogliamo, andiamo in albergo con le donne bianche. Con le ragazze, sono uomini. Anzi, lei non le chiama donne, onestamente. Avremo 35 euro al giorno in albergo a fare festa con le fighe bianche. Io gliela canto una bella canzone, però in napoletano, dedicata a lui e a tutti quelli come lui. Vabbè, faremo. Ma invece noi stiamo qui. Invece stiamo qui. No, faremo... purtroppo, capito? Purtroppo state qua. No. Vagliela a cantare a Renzi. Vogliamo votare perché Matteo Renzi ci dà la figa bianca. Lei canta non pago l'affitto. Non paghiamo l'affitto, dai cazzo, siamo negri noi. Non faccio l'operaio. Yeah, io non faccio operaio. Non faccio operaio, io non faccio operaio. Voglio il wifi. Poi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. Mattarella ha detto che io ci posso stare. È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia. Renzi mi deve aiutare. Anche Matteo Renzi ha detto che è casa nostra. Ah, è una vergogna perché gli italiani non riescono a vivere e si paga soltanto per i migranti. Noi vogliamo essere come loro, non vogliamo di più. Smetti di lamentarti e unisciti, andiamo in stazione a rubare bicicle. Perché ma come persona, si permette? Stai in difficoltà, che stai in difficoltà, in più non bisogna prendersela in quella persona contro le donne, ma sì, vai sì. Nel tuo paese, nel ma questo Ghana, è il mio paese, come faccio a andare? Vai questo nel mio Ghana, paese. Vai a cantare là che ti mettono in galera. Non sempre l'arte viene capita, e allora a questo punto è incredibile. Cioè, noi ci stiamo e andiamo avanti. Minghie! A questi punti tiriamo fuori sempre la canzone Vaffanculo, no? Sapete che succede e facciamo come vogliamo. Ma questa è una faccia tosta, questo sta provocando la gente. Vaffanculo, fanculo, fanculo,
wow wow wow, va fanchiulo, 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 wow wow. Ma ne ha fatte altre, no, certo, di canzoni? Assolutamente, facciamo. Quante l'LP, ne ha fatte di queste facciamo canzoni? Facciamo sentire l'LP di questo qua. Ne avrò fatte più di 100. Sapete, tutti voi sapete con cosa sono uscito e con cosa mi sono fatto conoscere. Quindi diciamo che è la normalità dei ragazzi. E va. Uno più uno uomo non fa sei. Entro nella stanza e mi faccio le seghe. Entro nella storia come Giulietta e Romeo. Le faccio così bene, mi merito un trofeo. Minghie! Qui è stato trovato questo ragazzo che è frutto, credo, di un modo di intendere la permanenza in Italia da parte di alcuni immigrati come un modo per sfruttare la situazione. Appena arrivati in Italia abbiamo casa, macchine, fighe. Noi non vogliamo che nessuno sfrutti la situazione. A dire la verità, nel mio paese non c'è nessuna guerra. Volevo farmi una vacanza. Lei è un mediatore culturale. Posso? L'ha sentito, Bello no, Figo? Allora, questo è Bello Figo, veramente da dare due calci in culo. Veri negri miei amici, andiamo in piazza a pisciare. Qua santo. Annaffiamo un po' le piante, E così crescono un po' le erbette. Perché certo, questo non è il modo di ma riusciamo a vedere paese. Ancora bisogna rispettare le riusciamo leggi, a vedere le qualche immagine della canzone che sia di nero, Bello che sia verde, Figo? Che sia giallo. Non possiamo fare i bravi perché siamo negri. Io conosco lui da 12. Artisti africani sul serio che fanno cultura in questo paese, che creano integrazione. Non ascoltare tanti. Questi deficienti che creano veramente confusione. Già gli ha dette di tutti i colori, quindi stiamo a modo gay. Bello Figo Gu, vedi, tu hai avuto la prova adesso di quanto l'ignoranza, di quanto purtroppo spesso l'ignoranza sia alla base dei comportamenti umani, perché non è possibile che la tua genialità, il tuo essere artista vero, vero, totale, venga compromesso in continuazione. Io mi incazzo per queste cose, che non è possibile, perché ogni volta deve sempre venire fuori qualcosa. Ecco, sei un grande, sei un genio, vai ascoltato, ti devi affermare e bisogna reagire. Io spero un giorno che ci sia anche la forza politica di consentirti di raccontarti e di fare quello che vuoi.